Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi come sempre, e vi romperò sempre le palle su questo, di iscrivervi al canale. Il vostro click è ovviamente come sempre gratuito, mentre per me è un enorme incentivo a fare di meglio. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete per rimanere sempre aggiornati sui video e le live che escono sul canale stesso. L'equipaggiamento di Godfall è un punto abbastanza critico di questo titolo. È più complicato del previsto e non è per nulla facile da creare o trovare. Prima però di fare questo bisogna conoscere a fondo le caratteristiche che ci vengono fornite dall'equipaggiamento e soprattutto bisogna conoscere a fondo ciò che si vuole da un determinato tipo di equipaggiamento. Ma sono qua per darvi una mano come sempre, quindi seguitemi e magari riuscirò a darvi un contesto in molte delle cose che non avete o non sapete e quindi vi riuscirò a dare una mano su questo aspetto del gioco. L'equipaggiamento, come sappiamo, è composto da 8 pezzi, 2 armi, primaria e secondaria, ciondole e amuleto, 2 anelli, pietra vitale e stendardo. Quello che non tutti sanno è che solo gli anelli, i ciondoli e l'amuleto vengono conteggiati all'interno dei nostri attributi. Quindi se voi avete un aumento della probabilità di critico sull'arma, nell'attributo alato non viene conteggiato. D'altro canto, per quanto riguarda la pietra vitale e ovviamente lo stendardo, in cui anche le loro caratteristiche non vengono conteggiate negli attributi, c'è però da fare un ulteriore step, cioè i loro effetti attributi si attivano, si può dire così, quando vengono usate per il loro breve lasso di tempo. Quindi non vengono conteggiate negli attributi e in più hanno l'attivazione. Quindi, tirando un attimo le somme, a conti fatti gli attributi che vedete nell'immagine del mio Valorplate non sono in realtà gli attributi che il mio Valorplate può sfoggiare in campo, ma sono castrati e se vogliamo fare dei conteggi precisi dovremo prendere per forza carta e penna e una bellissima calcolatrice. Ovviamente includendo anche gli aumenti in questo calcolo, se no sarà sempre comunque sbagliato. Per quanto riguarda le armi invece, il discorso si snoda su 3 punti fondamentali. Ogni arma ha un DPS specifico, una caratteristica primaria e 3 o 4, in base ovviamente al potenziamento dato dall'arma, caratteristiche secondarie. Parlando del DPS, come in realtà ho già fatto in un precedente video, il DPS, dicevo, può essere fisico, di acqua, di aria, veleno, fuoco, vuoto o terra. Ogni DPS con un determinato elemento fa scaturire determinati effetti. Andate a vedermi il mio video in cui parlo appunto degli effetti. Vi lascio il link in descrizione. Quindi dovremo scegliere le nostre armi principalmente basandoci su questi danni, almeno inizialmente. Il secondo elemento da considerare per scegliere un'arma è l'effetto primaria che l'arma può scaturire. Attenzione però, anche qua c'è la gabola. Ogni arma ha un effetto primario unico, ma capitano all'interno del gioco armi con un doppio effetto primario, come state vedendo nell'immagine qua sopra. Sono le armi semplicemente nominali. Una volta selezionata l'arma potremo dedicarci nel trovare gli effetti secondari che più ci aggradano, e qua casca l'asino. Infatti gli effetti secondari saranno sempre diversi anche per lo stesso tipo di arma, e sarà la nostra fortuna, per non dire proprio il culo, trovare quelli che ci interessano e con delle stat soprattutto decenti. Come ultima cosa da sapere parliamo dei potenziamenti. Il gioco ci diceva che potevamo da livello 1 portarci dietro una qualsiasi arma o oggetto che volevamo potenziandolo. Cazzata epica, è una marchettata epocale. Quello che in realtà è che gli oggetti potremo potenziarli da livello 50 in poi. Prima non fatelo, è totalmente inutile. Da verdi a epico. Prendiamo l'esempio che vedete ora a schermo sul ciondolo. Gettoniero lunare è un oggetto di livello 50 verde, scelto per la sua caratteristica primaria da me. Ma era verde e quindi praticamente inutilizzabile. In questo caso, essendo un oggetto verde, aveva solo una caratteristica secondaria, cioè punto debole. Durante l'incantamento mi sono uscite le 3 caratteristiche sotto punto debole, quindi attacco ritmato, polare e probabilità di colpo critico. E durante i potenziamenti ho scelto di potenziare proprio punto debole e probabilità di critico, che vedete in giallo. Ecco,
e qua casca l'asino, non saremo noi a scegliere le caratteristiche che uscirà durante l'incantamento, cioè spostando la rarità dell'oggetto da comune a raro. Ma sarà il gioco a darcela, totalmente casuale. L'unica cosa che potremo fare noi sarà scegliere la caratteristica da potenziare. Questo discorso vale per tutti gli oggetti, da comuni a leggendari. Bene, non credo di dovervi dire altro sull'equipaggiamento, ho districato i segreti di questa strana cozzaglia di robe. Noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.